Da bambino non mi sentivo assolutamente nulla, l'unica cosa che sapevo è che mi sarebbe piaciuto vivere da solo e quindi mi immaginavo di poter scegliere la mia casa, di poter muovermi da solo per la città e liberare gli animali dallo zoo. Ero seria, responsabile, con gran senso del dovere, una vecchietta da bambina. Ero, diciamo, di indole esploratrice, nel senso che amavo molto andare in bicicletta, allontanarmi senza dire dove andavo. Quelle classiche personalità che vai in una casa e devi riaprire tutti i cassetti, vedere cosa c'è dentro, andare a sentire gli odori del passato. Ero così, una bambina anche vivace, molto attiva, molto violenta e molto malinconica. Sentivo moltissimo qualunque accadimento come se mi toccasse direttamente, sempre, anche quando non era così. Era un problema. I miei racconti e i miei romanzi parlano sempre di solitudini, di persone chiuse in buchi o nascosti, e questo poi è diventata alla fine una specie di parabola che mi ha portato a immaginare un mondo dove non ci fossero più gli adulti ma solo i bambini. Ho scritto nel 2015 un romanzo che si chiama Anna, che racconta la storia di un virus che parte dal Belgio e infetta tutto il mondo, che stermina gli adulti e lascia vivi tutti i bambini. È un mondo senza memoria, un mondo in cui in qualche modo ci si improvvisa, è un mondo anarchico perché i bambini non sono diversi dagli adulti, ognuno di noi è stato un bambino nel bene e nel male. I racconti del fuori. Il fuori è tutto nero. Sono tutti morti, Astor. La storia racconta di una situazione al limite. Parte da un bosco abbandonato e dimenticato in cui al centro c'è una piccola casa, in cui ci sono due fratellini. Non ci sono i grandi, i piccoli, non c'è più nessuno. Io e te siamo vivi perché il bosco ci protegge. Dio ha ucciso tutto, buttando sul mondo la rossa. E c'è un fratellino che crede che fuori non ci sia null'altro che mostri e veleno. Questo gliel'ha detto la sorella per preservarlo dall'orrore del mondo. Allora, io torno presto. Che cosa devi fare? Non devo mai superare le pezze. È una sorella che ogni giorno parte alla ricerca di cibo e quindi una sorella che poi improvvisamente diventa anche una madre. Vieni qui. Io non amo lavorare e spesso dico di no quando mi chiedono di adattare un libro se c'è in sceneggiatura l'autore o l'autrice, perché è sempre un corpo a corpo faticoso. E invece Niccolò disse una cosa per me sorprendente, ha detto: io il libro l'ho già fatto, quindi voglio fare una cosa diversa, cioè voglio andare oltre. Già, anche due, quattro prima, due macchine. Aveva voglia e bisogno di trovare una nuova sorgente a partire da quella stessa idea originaria. No. Il romanzo si concentrava molto su Anna, sul suo sviluppo, su quello che succedeva alla protagonista. E questo mi sembrava sufficiente. Poi dopo, col tempo, ho pensato che era interessante raccontare anche tutti gli altri personaggi e quindi è diventato quasi un romanzo corale con al centro una protagonista. Speriamo un poco. Come ti chiami? Mi chiamo Giulia Dragotto. Quanti anni hai? 11. Ok, Giulia, parlami di te. Ho cominciato con il teatro, teatro canto in realtà, perché io sono nata come cantante, fra virgolette, cioè mi piaceva cantare, era il mio hobby, diciamo. Cantori, perché mi dici sti parole amare? Ho avuto immediatamente una passione per lei perché ho sentito che aveva quello sguardo, aveva quella determinazione, anche quella malinconia che erano di Anna. Noi abbiamo visionato 14.000 bambini di questa età, cioè che andavano dai 6 ai 14 anni. Di questi 14.000 visioni, impressioni, incontri, abbiamo fatto circa 3.000 provini, chiedendo di improvvisare su una battuta estrapolata dalla sceneggiatura. Proviamo a dire questa frase: come hai fatto a trovarmi? Se ti avvicini ti ammazzo. Dilla a me.
come hai fatto a trovarmi? Se ti avvicini ti ammazzo. Più naturale, più arrabbiata. Veramente, primo provino non mi sono piaciuta per niente. Infatti ho detto, io qua non vado da nessuna parte. E invece... Apri, per favore. Ho bisogno di una mappa. Sono Anna. Anna Salemi, terza C. Mi sembrava giusta da una parte, ma dall'altro avevo come la sensazione che non fosse abbastanza dura. E quindi a un certo punto l'ho scartata e poi, continuando a lavorare così, sono tornato su di lei e ho detto, credo che sia quella giusta. Aspetta un bel po', quando io ti dico svegliati, tu ti svegli. Ok. L'ho conosciuto in questo hotel, non sapevo che fosse lui. Io mi sono presentata a Niccolò così normalmente, pensando fosse uno di quei tipi che registravano i provini. Dopo un poco mi dicono, comunque c'è Niccolò, che io... Lui è Niccolò? Lui è Niccolò Maniti? E lì ho detto, ma oddio, io quindi ho fatto il primo provino che è andato malissimo davanti a lui. Perfetto, iniziamo bene. Fantastico. Ma che è questo? Appena uno le dava una mano, appena c'era qualche cosa di positivo, un sorriso le veniva, ed era un sorriso che apparteneva a Giulia, che non apparteneva ad Anna, e quindi in qualche modo ha anche trasformato il personaggio. Quindi è stata una vera rivelazione lavorare con lei. No, non mi sto commuovendo. Lo so, era disperata. È stata dura per lei finire, come è stata dura per tutti i bambini. No, più che altro mi viene di più perché riconosco che siamo... È molto complicato per un bambino entrare in un mondo così complicato come quello del cinema. Oddio. Astor è un bambino un po' pazzerello. Si arrampica sugli alberi, disobbedisce molto alla sorella e fa molti capricci. Ciao. Presentati, come ti chiami, quanti anni hai? Ciao, sono Alessandro Pecorella. Alessandro, quanti anni? Ho 8 anni. 8 anni, che classe frequenti, Alessandro? La terza C. C'è stato prima un lavoro proprio di preparazione sull'improvvisazione. Il lavoro che abbiamo fatto con Lorenza sono stati i laboratori di alcune scene provate insieme ad Anna da solo. Li ho fatti partire facendogli fare delle esercitazioni, cercando degli animali che erano dentro di loro per dargli una camminata, una fisicità, un senso primitivo. Non sei, non ci sono, perché tu eri magica solo perché esistevano i mostri e tu potevi uscire e io no. Mi dava tantissime indicazioni su come fare una scena, nel modo di dire questa cosa. Mi è piaciuto tanto. Come? Yeah! Ancora? Yeah! Wow, bravi! Astor ha molta paura perché non sa dove lo stanno portando e non sa cosa le potranno fare. Potrebbero anche ucciderlo. È un guerriero. Questo nanetto, così, che prendeva e ormai sapeva tutto del set, si sistemava il microfono da solo, cioè proprio tutto ha fatto. Mi sembra molto bella. Adesso la rifacciamo leggermente più piano di prima. C'è stato il lockdown e noi eravamo molto preoccupati che i bambini potessero crescere e che quindi non erano più raccordabili, diciamo, nel racconto. Gente, anche ieri sono l'elettrodontosauro. Gli era caduto un dente, non gli è cresciuto il dente, c'è ancora il dente che gli manca. Ma Alessandro, adesso non esagerare, cioè non è che devi rimanere piccolino. Io credo che oggi finisce, domani gli crescerà il dente. Tu, dopo i primi due passi, cominci a vedere che i mostri cominciano, sono solo delle macchioline di uccelli che si cominciano a sentire. Anna era alle soglie dell'adolescenza e Astor era ancora un bambino. Uno, due, tre, vai! E quindi hanno approcciato tutta questa cosa in maniera molto diversa. Astor come fosse un gioco. Tu avanti e nello stesso tempo... Un bambino di fronte a una camera non si guarda, ma recita nel vero senso e crede in maniera totale a quello che sta facendo.
poi a un certo punto la vita ti porta a cambiare e improvvisamente gli altri con l'adolescenza diventano specchi di te stesso e la camera stessa diventa uno specchio di te stesso e a quel punto ti ci guardi, non sei più sicuro se sei bella, se sei brutta, se sei giusta, se sei sbagliata, cosa pensano di te. E quindi Giulia, devo dire, era in quella fase. È prosciutto. Il pancetto. È uguale. No, ci si fa la pasta alla carbonara. È mia. È nostra. Lui è quello che, come dire, ha trovato la sua maniera di vivere serenamente in questo mondo. Si è attrezzato, si è organizzato. Però dall'altra parte ha un qualche cosa che lo rende nostalgico. Tu dove abiti? Al lago. Al Canneto. Trovavamo sempre ragazzini o che si vergognavano o che facevano i tosti. E poi abbiamo invece trovato Giovanni, che è veramente un essere speciale. Pietro! E ci ha regalato immediatamente lo sguardo giusto di Pietro. E quelli? Sono i miei pomodori. Poi? Pietro è un ragazzo che si è messo un po' in proprio, ha cominciato a cercare di diventare un po' più indipendente e che quindi vive la vita un po' così come viene. La cosa importante è che vi guardate rapidamente e poi guardate dritti davanti a voi, come si sta al mare, no? Che uno guarda lo spettacolo che ha di fronte. Però durante la storia lui comincia a capire che potrebbe anche aver bisogno di qualcuno o comunque di provare cose nuove. Si va a creare già subito dall'inizio una certa intesa che li porta a un'amicizia o forse qualcosa anche di più. La Sicilia è praticamente un continente in miniatura a tutto. C'è le montagne, c'è il mare, c'è i fiumi, ha la bellezza, c'è la bruttezza. Non esiste posto, almeno per me, più bello. E racchiude in sé la storia del Mediterraneo. L'ambientazione di Anna è quasi un presente distopico più che un futuro distopico. E non a caso credo che l'ambientazione del romanzo e della sceneggiatura sia la Sicilia, proprio per riuscire a calarla anche in una terra che ha forti tradizioni e che comunque ha un presente molto forte, molto radicato. Mi devi portare dai blu. Perché? Perché hanno preso mio fratello. Hai un fratello? Sì. Dove stanno i blu? A Bagheria. Anna è un racconto primario che torna come alla sorgente della questione del rapporto tra esseri umani e mondo e natura. Cioè, se tu togli la civiltà e lasci dei bambini da soli, che cos'è l'essere umano? Angelica è stata una delle più belle scoperte, devo dire. Io l'ho vista tra 100 Angeliche e c'era lei. Aveva una specie di frangetta gialla che le tagliava a metà la fronte, aveva dei capelli lunghi ma tutti stoppacciosi, cioè aveva degli enormi scarponi ed era veramente palermitana, nel senso migliore del termine, aveva quell'ironia così e anche era molto timida e fragile. Oh! Allora, la mia prima impressione. Non lo so, è un uomo molto tranquillo per quello che scrive. Io ricordo di aver letto Fango, quindi quando l'ho visto ho detto: ma sei una persona normale tu, ma guarda un po'. Ma i serial killer sembrano sempre delle persone normali, nel senso che non è rassicurante sembrare una persona normale. Tutti erano terrorizzati da Clara. Dicevano: oddio, ma quella chi è? Io non voglio recitare con lei, ma io devo farlo con lei. Io me ne vado e mio fratello viene con me. Poi conosci Clara? È un pezzo di pane. È mio fratello e decido io! Lei è di una bellezza incredibile, però è micidiale, è uno sguardo che ti può uccidere. Siete tutti malati! Vi coprite di bianco per nascondere la rossa! Morirete! Morirete tutti! Buttata laggiù! Clara la definirei un angelo, cioè Clara è qualcosa di puro e incredibilmente l'abbiamo fatto farla cattiva. Ma solo i personaggi puri, solo le persone limpide hanno questo tipo di capacità, il potere interpretare un cattivo senza esserlo. Dove sei stato tutto questo tempo? Non mi deluderà? Ci vuole proprio una cattiveria che è quasi disperazione, ecco, perché comunque Angelica si costruisce una vita per la quale sarà disperata e non è che ci si può fare niente alla fine. No, vabbè, ma sei stupenda! Stupenda! Poi si è divertita, perché poi dopo un po' gli è scattato qualcosa, credo quando gli hanno messo i costumi.
Lei indossa una parrucca diversa a ogni scena, trucchi diversi, vestiti diversi, un vestito interamente realizzato in fili elettrici, un altro completamente fatto di gioielli come una Madonna sicula. Perfetta per stasera. Quasi una divinità. Noi abbiamo avuto tanto da poter esprimere con Angelica, è stata proprio l'apice della creatività di questo lavoro. Poi in contrapposizione con Anna, che invece è la semplicità fatta persona, la dimostrazione però di una ragazza semplicissima che deve solo sopravvivere. Azione! Per un bambino in un mondo così è disponibile tutto, entra in un negozio, si può vestire da sposa, può prendere il vestito più caro del mondo, come contemporaneamente usare sempre gli stessi pantaloni senza cambiarseli. E quindi era tutta una questione di degradare ma senza esagerare. E dopo le Olimpiadi adesso. Ciao. Ho cominciato con il primo bozzetto di Anna in vestito da sposa e ho avuto l'idea di incrostare delle ossa dentro il vestito da sposa e a Nicola è piaciuto moltissimo quell'idea. Mi la guardi, dici guarda che se non balli finisci, giura che te lo prendo. Aspettate, questa era prima però. Anna, dal mio punto di vista, rappresenta il bene, mentre Angelica rappresenta il male, il cattivo della fiaba. Ed è lei che riesce a creare questo mondo che non esiste, schiavizzando questi bambini, schiavizzando Katia, la Picciriduna, per fargli realizzare questi vestiti pazzeschi. A quel punto Angelica arriva qua, così, giusto? Katia, prima di diventare la Picciriduna, era una ragazza appassionata di moda. Ai! Sto scherzando. È una persona che vive molto isolata, che ha però dei legami con la sua famiglia, col padre e con la madre, e nel momento in cui perde quel piccolo mondo che ha intorno a sé, in qualche modo è come se non avesse più nulla da perdere, si lascia andare a quello che è. Ce l'hai messo zafferano? Una nuova ricetta. La pasta e vongole. Perché dici? La Picciriduna, Katia, è un mondo introverso, devi trasformare tutto in pensiero, si parla quando non si parla, è tutta sull'ascolto, sul non verbale. Cosa c'è di peggio che rimanere l'ultimo adulto in un mondo di bambini in cui vieni trasformato in una sorta di feticcio di quello che loro vogliono diventare e quindi è diventata schiava dei bambini? Ecco, una cosa bellissima di Ricconò è che non aggettivizza, non è un regista che ti dà gli aggettivi dei personaggi, ti dice lei è sconfortata, lei è disagiata, quindi è uno che trasforma tutto in verbi, in azione, e questo agevola il lavoro dell'attore. Che cosa stai facendo? Lasciala stare. È morta. Gli adulti in Anna sono quelli che stanno per morire, che è una condizione che abbiamo tutti in realtà, ma è come se fossimo per parte della nostra vita dimentichi di questa condizione. Invece questo virus li costringe a diventare quella cosa lì, e solo quella cosa lì. Figli miei adorati, tra poco la vostra mamma non ci sarà più e ve la dovrete cavare da soli. Siete bravi e intelligenti e sono sicura che ce la farete. Come Maria Grazia, se pensiamo al momento prima dello scoppio dell'epidemia, secondo me troviamo una Maria Grazia felice, è una donna appagata dalla sua vita. Vi lascio il libro delle cose importanti. Dentro ci sono indicazioni che vi aiuteranno ad affrontare la vita e a evitare pericoli. Decide che deve scrivere questo libro, il libro delle cose importanti, per raccontare ai figli quello che devono fare. Bisogna bollire l'acqua, bisogna controllare la data di scadenza, se c'è la febbre devi prendere gli antibiotici. E poi gli dice di tenere al fratello, perché loro comunque sono una famiglia. Quando trovate dei baratti, arriva la rossa, sconvolge tutto e non si fa prendere dalla paura, cioè certamente ha paura ma ha coraggio. Il rapporto con i bambini sul set è stato per me bellissimo, veramente appagante. Se qualcosa è successo nelle scene che abbiamo girato insieme è perché loro erano presentissimi nella situazione. Questo punto è molto importante, voglio che non ve lo dimentichiate mai. La mamma vi vorrà sempre bene, anche se non è lì con voi. È una malattia molto aggressiva e una cosa che forse mi colpisce di più, oltre proprio alle macchie, sono questi occhi sofferenti che hanno tutti. E poi c'è tutta la parte dei cadaveri che si vedono anche 100 giorni dopo, che sono completamente diversi.
dove lì c'è stato Leonardo e tutto il team di macchinario che hanno lavorato tantissimo. Questi sono tutti dedicati a Pupazzo per la decorazione delle collane. Il mio laboratorio è stato invaso di ossa tutto il tempo, di ossa umane in continuazione, di tutti i tipi, con Nicolò che è un maniaco scientifico in queste robe per cui vorrebbe tanto realismo, e poi però dobbiamo fare anche i conti con la bellezza dell'immagine, della pittoricità del pezzo. C'è un bellissimo libro di un biologo in cui racconta cosa succede dopo un giorno, 10 giorni, un anno, 100 anni al mondo se noi non ci dovessimo essere più. E piano piano la natura in poco tempo si riprenderebbe il mondo, tutto quello che noi abbiamo fatto verrebbe seppellito dalla terra, dalla polvere. Quindi è stata un'operazione continua di rimettere in discussione e ragionare ogni volta su come un posto poteva diventare. La villa è una bellissima villa storica, seicentesca, andava trattata con molta cura e molta attenzione, e noi ovviamente dovevamo devastarla. Abbiamo dovuto rifare alcune parti aggiungendo del verde portato da noi incolto, delle piante infestanti, immondizia, parti bruciate, macchine distrutte, cumuli di ossa, perché i bambini raccolgono in giro per il mondo queste ossa proprio per creare questa specie di grosso totem. Sicuramente come realizzazione è la sfida più grande, perché penso che possa capitare veramente poche volte di creare questo enorme creatura, mostro totem fatto da ragazzini, e realizzarlo in 12 metri seduto ma attaccato a una villa storica dove non potevi fare neanche un forellino, quindi anche una sfida ingegneristica molto interessante. Luce! Luci! E poi musica! Musica! Lo stile di Anna, secondo me, parte da una prima sfida molto importante. È un mondo in cui l'elettricità non c'è più da diverso tempo. Non siamo mai ricorsi, o rarissimamente, a dei controluce come solito fare nella notte per far sì che i personaggi in qualche modo abbiano un volume rispetto al nero. Allora, volete crescere? Ma ci siamo mossi spesso aiutandoci con vari props di scena illuminotecnici, cioè possono essere delle candele una volta, delle lampade a batteria solare, delle torce, ma anche illuminando delle scene piuttosto complesse e larghe. C'è una luce che quando arriva dobbiamo fare e poi quando se ne va via dobbiamo fare. Oh. In questa villa dove lei ha creato il suo regno c'è la famosa festa della luce. Volete diventare grandi? Sì! Siete pronti? Sì! Siete pronti? Una luce che raccontasse una ricchezza che doveva stupire tutti i bambini che non erano più abituati a vedere la luce elettrica. Sono stato costantemente spinto ad andare oltre a quelli che erano dei limiti che credevo fossero ragionevoli anche in una storia gotica, perché in uno scenario apocalittico alla fine quello che prevale sempre è l'aspetto umano dei personaggi. È una serie impegnativa all'inizio, una serie dura che ha un patto con lo spettatore a volte non semplicissimo, ma io spero che arrivino a quella commozione che ho provato io. È una serie che d'un tratto si apre, come fanno le fiabe, e poi arrivi a un momento invece in cui ti sembra che qualcuno ti stia dicendo cos'è la vita. Un giorno che stavo in campagna sono passate attraverso un buco nella rete una gregge di pecore. E a un certo punto sono riuscito a farle scappare tutte, a farle rientrare nel loro campo, e una ha dimenticato un agnello. E l'agnello era solo e io ero disperato, non sapevo che fare. E questa pecora, sfidando qualsiasi paura, è tornata, ha preso l'agnello, l'ha richiamato e è andata via. Quando ho visto questa scena sono rimasto così incantato che ho detto ok, basta parlare di uomini, devo parlare di donne perché sono meravigliose. Anna in questo incarna proprio questo spirito, questa capacità di sacrificio e capacità di vedere oltre per il bene futuro degli altri. E ho detto, questo non lo può fare un uomo, lo può fare solo una donna.